Vieri, costretto però la Juventus a riaprire la manovra. Porrini, Di Livio, calcio totale da parte della Juventus. Porrini verso Vieri, controlla, sfida l'uno contro uno Baresi, e poi sul tap-in la Juventus va in vantaggio al 18° minuto di Jugovic, che si era inserito centralmente. Qui punta proprio Vieri, Baresi si allarga, destro secco, fa quello che può Rossi, il pallone resta lì ed è il gol del vantaggio della Juventus. Fulvio al 18°. Ma guarda, direi quello che stupisce di questa Juve è contenuto Simone. Ancora una conclusione dalla distanza, attenzione a Boxic in area, toccato da dietro e calcio di rigore. Nettissimo calcio. Pronta la rincorsa Zidane. Si attende il fischio di Braschi che arriva e ci arriva ma non riesce a trattenere Rossi e la Juventus raddoppia. Ha sfiorato il pallone Seba Rossi. Fulvio? Sì Massimo, no, volevo dirti che allora esiste. Salta Porrini, Zidane, immediato il suo lancio, colpo di testa difensivo di Vjerkovod, Amoruso costretto a tenere palla perché c'è Vieri in fuorigioco. Inserimento di Jugovic, spazio anche per una conclusione per Jugovic che la prova ed è il gol. Jugovic sul primo palo è il 3-0, doppietta personale per Jugovic e forse la Juventus mette il punto esclamativo al campionato e ha una grande partita. Qui sta andando verso è un mantenimento palla, ecco, vedi, perché poi riesce anche ad andare in questo caso a liberare Jugovic che rientra sul destro, poi li apre però Tacchinardi. Inserimento in posizione regolare ed è il quarto gol, quello che porta alla firma di Christian Vieri e adesso sta dilagando la Juventus. Il gol di Vieri e il gol del 4-0, il controllo esce Rossi, va verso l'esterno Vieri che poi con la porta regolarissima. Ancora la Juventus non paga in avanti, Di Livio per Jugovic, buono il controllo, prova la conclusione, Rossi si oppone, il pallone ancora lì ed è gol! Il quinto gol, quello di Amoruso. Nick Dinamite mette anche lui il suo nome al tabellino dei marcatori e qui sta dilagando la Juventus. Forse la nottata più brutta, più triste della storia recente del Milan. Il gol di Amoruso, l'espressione del campo a Lombardo, qualche indicazione supplementare di Lippi che adesso si trova a giocare con Lombardo e Di Livio in campo. Qui intanto un gran gol del Milan, sono arrivati in due sul pallone, credo Simone sia stato l'uomo a colpire al volo. Fulminante il gol del Milan, tra l'altro molto bello, gesto di stizza anche di Ferrara sul 5-0. La dice lunga poi sulla concentrazione dei giocatori della Juventus. Il calcio d'angolo di Baggio, Simone va sul pallone al volo, è lui che tocca, che anticipa Savicevic, trova un angolo dove persino Peruzzi non può arrivare e siamo 1-5. Un gran bel gol quello di Marco Simone, è una Manchester United in diretta dal Westfalenstadion. E poi l'altra semifinale differita subito Ajax Juventus, Juve ancora in avanti e c'è il sesto gol beffato ancora una volta da Vieri. Rossi serataccia anche per Baresi. Guardate Vieri, grande progressione la sua, tocca soltanto con il piede Seba Rossi, palla gioca di carambola sul palo ed è 6-1 in favore della Juventus. Fulvio, non ho parole. Non ci sono parole, sai, commentare una disfatta del genere, un punteggio tennistico, già mi immagino le dichiarazioni domani, direi gli articoli domani sui giornali, però penso che insomma dopo un buon primo tempo non ci si aspettava una disfatta del genere nel secondo tempo da parte del Milan.